col dietro. Siamo ponte nelle Alpi. Nelle Alpi, circondate quindi. Siamo appena partiti e già abbiamo problemi. La gomma terra. Già. Quindi qua dobbiamo tornare sulla statale. Qua vediamo l'inizio delle nostre montagne che ci seguiranno per tutto il tour. Allora, la tappa di oggi com'è, Paul? Quanto è lunga? 55 km, ma 828 metri di dislivello, quindi praticamente tutta in salita. E arriveremo poco prima di Cortina, giusto? A San Vito di Cadore. E niente, quindi siamo partiti stamattina, come dire, no, 10 minuti fa in bicicletta, ma in macchina da Como alle 6, siamo arrivati qua giusti alle 10. E niente, adesso pedaliamo, andiamo incontro alle nostre vette. Eccole qua, le Dolomiti del Brenta. E subito per noi una bellissima ciclabile all'ombra, in discesa, al fresco praticamente. E adesso niente, seguiremo sta ciclabile fino a Cortina. Vediamo la luce in fondo al tunnel. Io sperai anche dentro nel tunnel. Perché fa più fresco? Paul, stai pedalando sotto le Dolomiti. Yeah. Il sole fa caldo, come mai? Perché siamo in estate. Se fossimo in inverno farebbe freddo, ci sarebbe la neve. Sta per terminare la prima tappa del cicloalcolismo 2024 e dormiremo sotto queste splendide montagne. Mancano 200 metri all'arrivo, sempre che ci sia in arrivo. Ci siamo quasi. Ci siamo? Cioè, puoi scattare la tua prima foto. Guardate che spettacolo. Le Tre Cime di Lavaredo. Non c'entra un cazzo le Tre Cime di Lavaredo. Vai dritto. C'è lo stop. Qua birra. C'è Segafredo. Dove c'è Segafredo c'è birra. Maini. Tre Cime di Lavaredo. Ancora. Forse. Ma non so le Tre Cime, sono da tutta l'altra parte. Ma perché c'è una piuma sulla macchina? Veramente sono dei baffi. Antivento, antivento, spettacolo, spettacolo. Si chiama, Paul, l'albergo? Trieste. Trieste, dovremmo essere 100 metri, 140 metri. Sa che è di legno. È di legno? Sulla destra. Il cane l'ha fatta. Sulla sinistra. No, sulla destra, dovrebbe essere un affare di quei cosi lì. Eccolo, Villa Trieste. No, non è di legno, è di pietra. Dov'è che è? Sì. Ah, è di pietra. Figa, mi devi far salire. Pedala! Partenza ancora. Partenza. Pronti, partenza. Va lì che spettacolo, guarda che roba, la Dolomitica. Allora, ciao Paul, partiamo per la seconda tappa. Cosa facciamo? Un po' di salita? Adesso vediamo, adesso facciamo un racconto della tappa. Calma, adesso partiamo. Io ho già fatto partire qua. Che ore sono? Ho fatto già 0,02 metri. 8.43 si parte per la seconda. Se c'era il Brioschi era ancora lì a sistemare le borse. Le borse che non funzionavano in cazzo, guarda qualche merda. Diceva, Fabio, queste borse di merda. Ciao Brio.
Andiamo. Allora, tappa numero 2 del ciclo alcolismo 2024. Siamo partiti da dove, Paul? Da San Vitto di Cadore. E arriveremo a Siljan in Austria. Quindi espatriamo, però passando per Cortina e il passo delle Tre Croci per giungere al lago di Misurina. Poi arriveremo a San Candido, poi entreremo in Austria e quindi Siljan. San Candido, dove c'è Sinner? Dove c'è Sinner, sì, dove abita Sinner. Ah, è uscito dal torneo. E quindi andiamo a rompergli il cazzo. Bravo. Allora, saranno 62 km circa per 900 metri di pendenza. Abbiamo il passo delle Tre Croci da fare. Ce la faranno i nostri eroi? Con un po' di coraggio liquido? Sicuramente sì. Attenzione qua, attraversare e via. Altri colleghi. Allora Paul, siamo a Cortina. Abbiamo appena attraversato la ex dogana. Quindi ungarico Regno d'Italia. E quindi adesso siamo in territorio austro-ungarico. Ex. Si scollina sta minchia. Adesso praticamente stiamo andando a Cortina, ci manca poco per arrivare a Cortina. Sì. E niente, poi faremo il passo delle Tre Croci, che sarà una salita di circa 11 km e mezzo. Per di non arrivarci in croce anche noi. Ma noi non arriviamo mai in croce. Siamo arrivati a Cortina e adesso inizierà la salita della morte. Della morte. La salita. Abbiamo fatto di molto peggio, abbiamo fatto di molto meglio. Di certo qua il panorama aiuta a pedalare. Oh no, Paul? Aiuta. Bene. Quindi abbiamo una salita di 10 km e mezzo per 641 metri di ascesa. Bene. Come mai da qua? Qua è molto verde, invece dalle nostre parti è molto secco. Perché qua sbrinza il cielo. Sbrinza. Bene. Perché siamo circondati da montagne bellissime. Al passo mai. Mi sono fermato lì prima della baita a mangiare, ero arrivato. Cazzo, hai mangiato che cosa? Barretta. Ma si mangia prima, non dopo. Anche durante. Ok. Bene, dai. Allora, siamo arrivati al lago di Misurina, giusto Paul? Yeah. Quindi praticamente abbiamo terminato l'ascesa per oggi, adesso vediamo se riusciamo a fare un incidente con questo. Stavo dicendo, abbiamo quasi terminato la nostra ascesa per oggi, manca proprio l'ultimo pezzettino. E cosa dire? Niente, adesso direi, dato che è mezzogiorno, potremmo scendere un pezzettino e trovare un posto dove pranzare e bere qualche birra. Allora abbiamo
abbiamo scollinato al lago di Misurina, adesso ci fiondiamo in discesa e arriveremo a San Candido se non ci stirano, perché veramente il traffico è assurdo. A meno che dovremmo riuscire a beccare una ciclabile sterrata, speriamo di trovarla, così almeno ci leviamo un po' dalle palle sto tremendo traffico. Comunque ragazzi, qua è veramente figo. Sono arrivati al lago di Dobbiaco. Olla. Bello? Dobbiamo cercare un punto dove poter mangiare. Sì, eh. La Valpusteria. Cosa? Poco. Cosa? Poco cosa? Poco pelle. Poco pelle. Tutto eco pelle. Stuzzicadenti qua. Profumo di legname ben appena tagliato. Oggi dove andiamo? Vuoi passare dal centro di San Candido? Ci stiamo avvicinando di gran carriera Alliance. Stiamo per abbandonare la madre patria. Sei contento, Paul? Aspetta che c'è uno strappetto qua, va. Vedo in fondo là la dogana. Ok, siamo addirittura d'arrivo della seconda tappa. Il nostro hotel, eccolo qua, eccolo qua. Anche ristorante. E anche ristorante? Ok, eccoci arrivati. Quindi Paul, seconda tappa conclusa. Oh, la camera dov'è? Quanti chilometri abbiamo fatto? 62 circa? 63. 63, eh? E quanti metri di dislivello? Poi dopo. C'è mai un cazzo. 63,9 mi dà di chilometrage. No, ho sbagliato. E niente. Adesso andiamo a fare il check-in e poi vediamo. Andiamo dov'è?